insieme. Voi siete delle maestre che si stanno mettendo in gioco per essere preparate a insegnare quello ai bambini anche oltre questa tecnologia. Quindi quando si è maestre si studia quasi più dei propri alunni. Quanto è importante, perché è così importante continuare a formarsi per l'evoluzione dei bambini stessi, semplicemente perché prendono un iPad, uno schermo touch e vanno tranquilli senza porsi limiti e scoprono tante di quelle cose che noi docenti tante volte non sappiamo neanche utilizzare una lavagna interattiva. Quindi formarsi è anche un po' per tranquillizzarsi, anche per sapere, no? Per conoscere questo. Per essere al passo dei tempi, soprattutto per trovare nuove metodologie per insegnare ai bambini. E i genitori lo apprezzano, lo vedono, lo riconoscono, lo notano. Non sempre, non tutti, quindi non c'è la formazione. Quindi è molto importante anche riuscire a veicolare ai genitori. Esatto, perché in un certo senso voi date anche un senso di maggior fiducia, no? Che i loro figli sono in una situazione, in un contesto protetto anche dal punto di vista culturale, perché è al passo con i tempi, perché magari non si sa. E anche per dare uno strumento utile, no? E una domanda, no? Voi che siete così qui, che vi formate durante i vostri momenti in un certo senso liberi e poi spronate i ragazzi, i bambini a usare le tecnologie, e poi magari cosa accade? Il bambino torna a casa e non sempre trova una famiglia che lo autorizza a usare quello che voi avete insegnato anche con tanta fatica. Quindi forse un altro riflessione mi viene da fare, che anche bisognerebbe trovare delle occasioni formative per le famiglie, per anche per i nonni che passano tanto tempo con questi bambini e non devono avere paura di questi oggetti, non sono oggetti diabolici, ma sono degli strumenti che il bambino non può ricevere due input diversi dalla maestra: usa il cellulare per fare questa attività, lo storytelling, e a casa non usare, una situazione confondente. Ci siamo trovati tante volte in dialoghi di questo genere da assistere, quindi forse è molto importante una condivisione di quali strumenti quella specifica classe può adottare, perché altrimenti voi seguite l'evoluzione, seguite l'innovazione con un freno a mano tirato, e quindi bisogna decidere che marcia quella classe può avere. E non solo i genitori, anche se tu ti impegni, gli inviti a venire a vedere, si vengono e apprezzano la cosa. Quindi a volte pensano quasi che si perda tempo, che si giochi. E quindi forse l'unica strada è quella di fare insieme, fare insieme un po' di digitale, anche per scegliere fino a dove portarlo e per cosa, con degli obiettivi misurabili, magari per insegnare anche ai bambini quando vanno in bici con i propri nonni o i propri genitori a misurare attraverso un'app. Quindi allora si scopre che quell'oggetto diventa anche un collante della famiglia, forse. Per cui è un'opportunità digitale che deve essere come un ingrediente messo quanto basta, credo, nella didattica. Esatto. Si pensa che bisogna usarlo sempre e invece no, bisogna sapere anche quando non usarlo. Noi siamo di una generazione forse più fortunata, perché abbiamo imparato da subito a sporcarci d'inchiostro le mani e la calligrafia è stata importante. Loro sono dei bambini digitali, no? Che quindi cercano la a sinistra o a destra della tastiera più che cercarla nel movimento della loro mano. Infatti la difficoltà poi arriva quella. Molti disgrafici li abbiamo creati con le tecnologie, ma per fortuna le tecnologie ci vengono anche incontro, perché tanti bambini che hanno anche una difficoltà con il digitale, proprio non mi schiacci in faccia la mia disgrafia, io riesco a essere come gli altri. Quindi la potenza anche di questo digitale che aiuta a
E allora ci abbiamo tanto da fare anche quest'anno, ma ce la faremo, ce la faremo. Grazie a voi, grazie a voi di questa opportunità.